sapete perché siamo qui oggi? No. Perché vi vogliamo raccontare la storia? No, dei maialini, dei tre porcellini! Un bel applauso all'inizio! Forte! Voi dovete sapere che i tre porcellini camminavano liberi per i boschi, per i prati e le colline, ma si erano anche un po' stufati di dormire sotto gli alberi, dietro i cespugli, e quindi, camminando e correndo sulle colline che vedete, avevano deciso di costruirsi tre belle casette. E ve li presento! Eccoli! Sono Tammy. Ciao Tammy! Ciao! Tommy? Ciao! E Timmy? Ciao! E adesso vi racconterò la loro storia, perché decidendo di costruirsi questa casa, Timmy, che era il più pigrone di tutti, posso sedermi con voi? Sì! Oh, eccomi! Timmy, che era il più pigrone di tutti, aveva deciso di non fare tanta fatica e di costruirsi la casa con la paglia del fiume e le canne. Eccolo là! Si fa presto a farla su. Con il flauto ogni or mi accompagno perché nel gioco del lavoro. Guarda che la casetta di paglia si alza piano piano e viene un po' più avanti. Guarda! Che bella sta casetta! Ha usato un po' di paglia, di fieno, le canne del fiume, ha usato la corda, ha legato tutto bene ed è venuta una casa bella, vero? Bravo Timmy! Mentre invece Tommy cosa aveva deciso? Di costruire una casa un po' più resistente. E allora era andato nel bosco, aveva fatto legna e con le assi ricavate dagli alberi aveva costruito una casetta di legno bella! Aveva usato i chiodi, il martello, la colla, è vero, e aveva fatto questa casetta molto bella, sembrava quasi uno chalet di montagna. Beh, bravo Tommy! La mia casa è un ceppo qui, la mia casa è un ceppo là, col mio caro violin mi diverto a ballar rumbo zampa e cicca boom. Bellissimo, Tommy con la sua canzone aveva anche fatto ballare la casa, pensa un po', che roba, che potenza. Mentre invece Tammy, che era quello un po' più saggio, bravissima, ha detto, un momento, io mi metto il caschetto e costruisco una bella casa di mattoni, cemento e calce. La mia casa è di matton, grosse pietre e ciottolon, io non riesco mai a ballar perché ho sempre assai da far. Bravo Tammy! Ma che bella casetta di mattoni, bellissima! Ed è così che lavorando, volevano entrare ad abitare la casa. Il primo che è riuscito ad entrare in casa, chi è stato? No! Il primo che è riuscito a entrare ad abitare in casa è stato proprio Timmy, con la sua casa di paglia e fieno. Giusto? Perché è stato il primo a finirla. Eccola là! Lui non si riposa mai, come fai, come fai? Prova a fare come noi, tra la 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 la! Divertitevi e ridete, non badate a me chissà, dopo come tremerete quando il lupo arriverà. Il gran lupo non temiam, non temiam, non temiam, il gran lupo non temiam, tra la 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 la! Non hanno paura del lupo, ma perché pensano di aver costruito delle case resistenti. Il Timmy, che si stava divertendo a correre in giro la sua nuova casetta, perché lui ha costruito la casetta, ma in
momento, dalla vallata arriva il lupo! Buongiorno ragazzi! Come state? Io ho un certo languorino! E voi? Non avete fame? Ma è quasi ora di pranzo! Io sento un profumino, chissà cosa avrà preparato la cuoca! Vediamo qua cosa c'è! Il lupo cattivo, aiuto, il lupo! Oh, un porcellino, ragazzi! È quasi fatta, il pranzo è pronto! Chi è? Sono io, il tuo amico lupo! Ti va di pranzare assieme? Non ci penso proprio, non sono mica scemo che ti apro! E allora? Ci proverà con la forza! Tanto è una casetta così esile, fragile, tutta paglia! Non ci riuscirai! Un bel soffio! E uno! E due! E tre! Ah, oh, la mia casetta! Oh, La mia casetta! Aiuto! Vieni con me! Vieni con me! Che paura! Fratello! Qui nella casetta di legno staremo al sicuro! Abbracciamoci! È una bella casetta di legno, pensano di fregarmi loro, però è un legnetto così, sentite qua, è devoluccia sta casetta, intanto vediamo qua, chi è? E sono sempre vostro amico lupo! Aiuto, no, non ti facciamo entrare! Perché? Potremmo pranzare assieme! No, io pranzo con mio fratello porcellino! E allora entrerò con la forza! Un bel soffio e uno! E due! Tre! Niente! Ragazzi, aiutatemi anche voi con un bel soffio! E uno! E due! E tre! Venite! Nascondetevi sotto il letto! Correte! Oh, eccoci qua! Questa la vedo un po' più difficile. Ma io ci proverò lo stesso. Proviamo! Chi è? Sono sempre io il tuo amico lupo! Non sono mica nato ieri, lo so che sei il lupetto, bello. E allora perché non mi apri così facciamo un bel pranzetto assieme? Ma figurati! E allora, ragazzi, qua è un po' più difficile, mi dovete aiutare con soffio, un bel soffio, sì! Proviamoci, uno, e due, e tre, La mia casa è di mattoni, sciocco lupo! Niente, aiutatemi! Niente! Mi è venuta la tosse al lupo! Ma mi sa che il lupo non si arrende! Attizzate il fuoco! Preparate il pentolone! Ecco, tieni! E adesso gli bruceremo la coda! E ha capito che il lupo vuole calarsi dal camino. Oh, che bello, lassù c'è un bel camino. Io quasi salgo da là. Oh, ecco qua, che fatica. E ce la farò. Eccomi arrivato quassù. Adesso mi butto giù dal camino che io sono magrolino. Attenzione, Yeah.
non temiam, non temiam, non temiam, che gran lupo non temiam, tra la le la. Tortellini, 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 tortellini. E avete visto? Con un po' di giustizia. Adesso però costruite anche voi la vostra casa di mattoni, eh? Mi raccomando. Va bene, avevi ragione. Sì, sì, anch'io. Quella di legno era troppo debole. Sì. E quella di paglia era forte? No! Quella di legno è... No! Viva il mattone! Giù, quella di paglia, un soffio! Investiamo sul mattone! Investiamo sul mattone! Allora faremo tutti un applauso per Tammy! Dai! Che ha costruito una casetta di mattoni per te e i fratelli! Ecco! Vi presento, figlio! Tammy! Tommy e Timmy! Thank you.